Buongiorno da Arezzo, scusate, ci sono dei problemi di audio perché è in corso la manifestazione dei 5 Stelle, ovviamente Arezzo, perché Arezzo c'è Banca Etruria e i leader del Movimento 5 Stelle sono scesi in piazza a supporto dei risparmiatori che si sentono truffati e che stanno aspettando il decreto del governo. Ma la notizia del giorno è l'intervista di Beppe Grillo sul Corriere della Sera, in cui sostanzialmente lui si mette di fianco al movimento, continuerà a garantire, a fare il garante del movimento, delle regole del movimento, ma vuol tornare alla sua vita e a fare il comico. Vi sentite un po' orfani di padre in questo momento di battismo? No, per me insomma Beppe è un grande, gli auguro ogni bene. E per me la notizia del giorno invece è una manifestazione grande qui di cittadini truffati da questo sistema affaristico, da questi comitati di affari. Innanzitutto buongiorno ai telespettatori. Io lo dico ai cittadini, i clan Renzi, i clan Boschi non sono famiglie di politici, ma comitati affaristici che sono scesi in politica per fare interessi di gruppi bancari, forse anche con qualche legame con la massoneria, si legge nelle ultime, tra l'altro, inchieste, nelle ultime notizie. Il Movimento 5 Stelle vuole che questi cittadini truffati recuperino tutti i loro denari. È possibile, Banca d'Italia gli deve dare i soldi anziché dargli i dividendi alle banche private. Banca d'Italia deve tornare ad essere una banca pubblica, controllata dai cittadini. La Consob deve tornare ad essere un istituto assolutamente non in conflitto di interessi. E soprattutto le banche d'affari dalle banche commerciali devono essere separate. Così io cittadino, se metto dei soldi in una banca commerciale, so che questa banca finanzia le imprese, le famiglie, una coppia che vuole mettere su casa. L'esecutivo comunque sta preparando dei decreti sia per quanto riguarda l'arbitrato sia anche per quanto riguarda ovviamente le banche. Sì, io come sempre vedo slogan, addirittura prima parlavano della commissione inchiesta per quanto potesse servire, e oggi si parla di bonus, cioè se ci fate caso queste persone ci stanno poco a poco abituando a metterci in ginocchio e accontentarci di un'elemosina, di un bonus, quando dovremmo stare in piedi a testa alta e pretendere i nostri diritti, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto ad una corretta informazione che non sia schiava o delle lobby o dei partiti politici, a cominciare dal PD, e il diritto ad avere un risparmio tutelato, cosa che dice la Costituzione della Repubblica, mentre invece il Partito Democratico ci toglie tutti i diritti e poi ci dà i contentini, appunto i bonus, le elemosine a queste persone, il 20% di quel che hanno perso, e zitti, state buoni perché è grasso che cola se avete avuto il 20%. Noi popolo italiano dobbiamo stare in piedi a testa alta con dignità e ritornare a lottare per quelle che sono diritti, delle cose che ci spettano da Costituzione. Voi vi sentite pronti comunque per affrontare il vostro cammino di movimento politico senza Beppe Grillo in campo? Sì, ma Beppe si è, da questa intervista dice che sta di fianco, vuole anche tornare ad avere quella giusta libertà, perché per in questi 3 anni qualsiasi cosa Beppe dicesse, no, veniva vivisezionata l'ultima parola per costruire degli attacchi politici al movimento, quindi attaccare lui per attaccare il movimento. Ecco, magari sarebbe stato bello se avessero vivisezionato le leggi porcate che arrivano in Parlamento. Comunque Beppe è in bocca al lupo al suo spettacolo, come dice lui starà di fianco perché non abbandonerà mai il movimento, ma l'ha sempre detto che il movimento è un movimento di cittadini che si fanno Stato e che vanno avanti con le loro gambe, portando un po' di giustizia sociale, un po' di dignità, di onestà, di legalità, di bene comune, di bene collettivo, quello che manca in questo paese distrutto più dal centro-sinistra che dal centro-destra. Io mai l'avrei pensato. Sono delle, diciamo, dei problemi anche all'interno del movimento. Abbiamo dei problemi con il collegamento, ma insomma chiara la posizione di